Buongiorno, buonasera in verità perché è già sera oggi. Io mi sono appena fatta la doccia perché stamattina era una giornata un po' no perché di prima mattina abbiamo ricevuto una notizia un pochino bruttina, però come sapete io sono dell'idea che soprattutto in questo periodo bisogna essere positivi e siccome vi avevo anche promesso che questa settimana avrei pubblicato un video al giorno, mi sono detta, no certo, mi sono detta, Vittoria, vai in doccia e ripigliati perché così tanto non si risolve niente. Quindi è prevalsa, ho fatto prevalere la parte razionale e non quella irrazionale. Ma sapete che io sono una persona irrazionale, cioè razionale e irrazionale, cioè ci sono tipo un diavoletto e un angioletto che fanno comunque lottano in continuazione. Io mi sono appena fatta la doccia e non ho neanche messo bene lo styling. Infatti, adesso magari andiamo in bagno che mi voglio mettere magari una spruzzatina di leave-in, che sarà meglio perché li vedo proprio crispini, quindi forse è meglio andare in bagno. Volevo anche farmi una maschera al viso, all'argilla. Ho preso questo qua nella Nikka, che è il Silky Infusion Frizz Free Leave-In Spray. E siccome vedo proprio che vogliono incresparsi, ne metto un pochino, magari anche non nell'occhio, mannaggia a me, e anche qua sulle punte. Questo mi piace un sacco, è tra i miei leave-in preferiti, ma perché mi sono fatta la doccia un po' veloce e non ho fatto lo styling bene bene, l'ho fatto proprio così per lavarmi i capelli e darmi una svegliata. Adesso mi faccio anche una maschera e ne approfitto che tanto i bimbi sono in sala e faccio questa qua che è quasi finita praticamente, guardate, quasi finita, ne mancherà tipo due utilizzi e la vado a stendere col pennellino. Dai, il pennellino qua, questo qua. Allora, per prima cosa mi tiro su i capelli, soprattutto qua davanti, così guardate qua tutti i ricciolini nuovi, sono una roba pazzesca. Infatti mi chiedevo, siccome io ve ne parlo sempre nei vari vlog senza una continuità e mi arrivano un sacco di domande sulla ricrescita dei capelli, se volete vi faccio un video breve ma conciso su tutte le cose che ho usato io per farli ricrescere, perché ragazze, cioè veramente, guardate qua, anche qui è pieno di micro capellini nuovi. Comunque, intanto che mi applico la maschera con il pennello, questa qua è una maschera all'argilla della Clinique, la uso da un sacco, penso sia anche la seconda confezione perché è una delle maschere all'argilla che mi piace di più. Comunque ne approfittavo anche per fare due chiacchiere, questo sarà un vlog chiacchiericcio, molto chiacchiericcio. Secondo voi, stavo pensando anche in questi giorni di quarantena, lo so, per me è una settimana, quale sarà secondo voi la prima cosa che farete una volta che finirà la quarantena? Qual è la cosa che vi manca di più? Perché non per forza deve essere la stessa cosa che farete per prima. Magari c'è cioè, tipo, magari qualcuno manca viaggiare o anche solo andare a trovare i genitori. E qui devo dire che mi manca tanto mia mamma. In questo periodo mi manca davvero tanto. Cambiamo discorso, fatemi sapere voi che cosa volete fare, cos'è la cosa che farete per prima quando finirà questa quarantena. Io penso che prenoterò un viaggio, sì, prenoterò un viaggio proprio per sigillare la fine di questo periodo e visto che ne abbiamo annullati due praticamente, quello per il compleanno di Ale avevamo annullato e ne avevamo annullato anche uno a giugno perché comunque cioè, siamo a marzo e siamo ancora così, quindi abbiamo detto è meglio annullare adesso, è inutile sperarci che è inutile anche perché adesso l'importante è uscire da questa situazione che si sta facendo sempre più grave, ecco. Comunque, adesso mi metto la mia maschera e torno da Ricky che mi sta aspettando per fare un lavoretto insieme. Cucciolo, si sta veramente comportando benissimo. Cioè, per avere 5 anni e mezzo, è un bambino d'oro, un bambino veramente d'oro.
io vado volutamente qua perché è tutta una zona dove ho i pori dilatati e i puntini neri, quindi devo andare proprio a lato, 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 proprio al limite del contorno occhi, perché dove proprio finiscono i miei puntini neri, la mia zona critica orribile. E adesso la lascio agire, 5 minuti è sufficiente. Questo è proprio per andare a regolare, a pulire bene la pelle, i puntini neri e tutte queste cose qua schifosine. Lavo il pennello. Mi ha riconosciuta, eh? Ehi qua, ehi, chi c'è? Chi c'è? Chi è? Mi ha riconosciuto. Chi sono? E la mamma e il papà non si vedono. Ehi, io. Ehi, vieni qua, eccoci. Eccoci qua, tutti e tre insieme. Ma tu mi hai riconosciuta? Mi hai riconosciuta o no? La mia maschera. Cucciolo. Chi sono? La mammasca, sì, ma chi è la mammasca? La mammasca. Questo cucciolone ha fame. Ha famona. Ma guarda che ti ho sporcato di maschera, amore. No, amore, adesso arriva il lattino. Dove l'hai sporcato? Qua. Qua. No, adesso arriva il lattino. Te lo sta facendo il papà, te lo sto facendo. Non ti innervosire. Mortadello, non ti innervosire. Sapete oggi cosa ha mangiato? Ieri ho mangiato i fagiolini, o l'altro ieri, non mi ricordo. L'altro ieri. E oggi ha mangiato la burrata. No, mortadellino, no, mortadellino, no, 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 non piangere. Ma mamma, se oggi ho mangiato la burrata. Oggi ha mangiato la burrata, burratino ha mangiato. No, 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 no. Guarda cosa ti do, guarda, un vaso, no, guarda cosa ti do, un palloncino, ma è mio. Questo amore ci voleva per non farlo minimamente spaventare, andiamo. Potevi fargli vedere anche, non lo so, dei mostri, amore. Guarda cosa ti do. Amore, si è esposto. Ma è mio. Buonino. Vieni. Abbiamo un altro. Ma abbiamo una casa. Ma amore, ne abbiamo 25.000 di palloncini. Mi sono appena risciacquata il viso, mi sento la pelle pulitissima. Maschera all'argilla e il nuovo scrub enzimatico di Huda Beauty mi stanno cambiando la pelle. Cioè mi stanno sistemando tutta questa parte qua con tutti i pori dilatati. Meraviglioso. Comunque stasera mi sa che ordiniamo, cioè togliamo anche il mi sa, ma stasera ordiniamo da Glovo. Sì, perché non c'ho voglia di mettermi a cucinare, né io né Ale né nessuno, quindi siamo solo noi. E ordino la pizza adesso, ordino una pizza, sì, una margherita, cose così. Tra l'altro devo anche rimettermi un attimo ad allenarmi, perché non, da quando avevo la febbre e tutto, scusate che sistemo sto riccio, è orribile, da quando avevo la febbre, poi non sono più andata in palestra né Muay Thai per la paura, poi le hanno chiuse definitivamente, non mi sono più allenata, però voglio riprendere ad allenarmi a casa, faccio home workout, si può benissimo, tranquillamente, quindi adesso ordino la cena e mi vado ad asciugare i capelli, perché se no si asciugano che è una schifezza. Allora, Ricky, tu cosa vuoi? La focaccia. Focaccia, no, la marinara? Ma io già l'ho scelta, la focaccia. La focaccia? Focaccia? Non mi sto allenando, ma la mia pizza meridionale con crema di funghi, fior di latte, formaggio di capra, nduja, pomodorino giallo, grana padana doppia, olio d'oliva e basilico, me la sono presa comunque. Pizza diavola per Ale, focaccia farcita per Riccardo. Olè! La mia pizza super light, guardate che bella faccia che ha, ha proprio una bella faccia. Tra l'altro ci hanno anche regalato questi dolcini, penso una torta al cioccolato e vediamo, aspettate che l'apre. Questi qua, guarda, sono due pezzi di torta. Aiutami ad aprirlo. Li apro io. Vieni, apri. Forza.
Wow, vedi, io mangio quello di cioccolato. Al cioccolato e quest'altra penso boh alle mandorle, penso. Io voglio quella del cioccolato. Io vorrei quella del cioccolato. Vorrei, bravo. Bravo. Che bravo. Ciao mortadellino. Ciao. Mortadello. Ti sei ripigliato, eh? Si è fatto il sonnellino. Hai bevuto il tuo lattino, ha fatto il sonnellino, ti sei ripigliatino. Adesso vuoi partecipare alla cena? Non c'è la tu? Pizza per te. Niente pizza. Giorgia hai mangiato la burrata, quindi. I'm so sorry for you, little mortadello. Pieno di denti sto bambino, pieno. Quanti denti c'hai? Cosa stai facendo? Piccolo ciccione? Cosa stai facendo? Cioè, qual è il suo... a questo gioco che gli aveva fatto il papà di Ale, che è impregnato di olio d'oliva e lui lo adora fin da quando era piccolo. Fin da quando era piccolino! Volevo farvi vedere l'ordine che mi è arrivato da Amazon stamattina, che ho fatto un po' di tempo fa, 3 settimane fa, e adesso vi faccio vedere cosa ho comprato. Aspettate un attimo che sistemo la videocamera, così speriamo che non cadiate, ma comunque vi siete abituate a cadere durante le registrazioni. Purtroppo casa nostra è buia, io mi metto qua in questo angolino dove ho la luce che un po' mi illumina, ma purtroppo questa casa è super buia perché non è ben illuminata e boh. Comunque, questo è il mio ordine, ho preso veramente 2 robe da Amazon perché volevo acquistare questa, che è la spazzola Demman. Questa è una spazzola famosissima, io l'ho presa con 7 file di dentini, so che c'è sia con 5 file e sia con 9 file, 9 mi sembrava eccessivo, vabbè, a parte oggi non faccio testo perché ho fatto uno styling veramente, veramente penoso, non so se qualcuna magari di voi già la utilizza, già la ce l'ha e magari ho 7 o 5, mi faccia sapere, io non l'ho mai provata ma ne ho sentito parlare veramente da anni. Poi siccome ho fatto l'ordine per arrivare a una spesa avevo le spedizioni gratuite, ci ho messo dentro anche questi 2 prodotti che andavano venduti doppi, uguali, non ne potevo comprare uno, quindi spero che funzionino bene sui miei capelli. Sono sempre prodotti per capelli ricci di questa marca che si chiama Aunt Jackie's, qua Aunt Jackie's, e questo è Carl La 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 ed è con shea butter e olio d'oliva ed è proprio per avere dei ricci naturali, quindi non troppo quelli duri che a me non piacciono. Vediamo, non lo so, io l'ho comprata perché comunque io utilizzo tanto le creme per nello styling. E poi come ultima cosa ho preso lui, un Super Stay di Maybelline. Questi rossetti io ne ho provato solo uno e lo adoro, ho il colore Lover che è un nude, vi avevo fatto anche un video lipstick stress test tempo addietro, saranno passati 2 anni, e questo è il color 70 Amazonian, è un colore stupendo, veramente bellissimo, e era scontato, tipo l'ho pagato tipo 5 euro, una cosa del genere. Guardate che bello che è, stupendo. Domani penso che mi farò un trucco super colorato e utilizzerò questo perché oggi non mi sono truccata per niente. Io odio quando non mi trucco, anche se devo stare a casa, non so voi adesso che state a casa tutto il giorno, voi vi state truccando, non vi state truccando? Io comunque lavorando sempre da casa io mi sono sempre truccata, anche magari una cosa basica, se devo stare solo a casa, quindi la base, mascara, il rossetto, però ho sempre fatto. Voi cosa, come vi state regolando? Tra l'altro ragazzi mi si è sbloccato lo smalto semipermanente, mannaggia, domani lo risistemo, non so come sia possibile. Vado di là che andiamo a giocare a Loca, andiamo a fare una partita, 3 partite di solito facciamo a Oka Yoka, tiro perché mi tocca.
noi andiamo a dormire, good night and good luck. E questo fagiolino rimane qua nel lettone con la mamma. Sì! Oddio, mi sa che non vuole dormire. Mi sa che non vuole dormire, mannaggia. Ma come non dormi? Wow!